Ciao a tutti ragazzi, allora finalmente oggi è arrivato il Quadroc con tutti i vari accessori che ho preso. Era da tempo che volevo prenderlo, però per un motivo o per un altro ho sempre aspettato, però avendo preso la moto nuova questa volta ho voluto ordinare questo qui per provare. Spero ne valga la pena, vedendo alcune recensioni dovrebbe essere uno dei migliori. E lo testeremo. Ho preso quello universale, questa qui l'ho presa a parte perché avendo il Huawei Mate 20 non c'è quella lì specifica, ma c'è quella per il P30, Mate 30 e Mate 40. Mate 20 no, quindi ho dovuto prendere diciamo l'attacco universale. Questo qui è il Quadlock con l'attacco al manubrio. Questo qui è l'adattatore universale che va messo dietro la cover. Poi io ho voluto prendere la levetta nera perché esce blu altrimenti, e poi il caricatore che andremo a mettere per caricare quindi il cellulare. Allora, vediamo un pochettino. Iniziamo aprendo la levetta. Ripeto, qui esce già quella di blu, però siccome sulla mia moto il blu non c'è da nessuna parte, ho preferito prendere questa qui nera per fare tutto abbinato. Apriamo il Quadlock. Lo sto aprendo con voi per la prima volta. Ecco qui. Vediamo che ci sono adesivi, le istruzioni. Sul montaggio, la chiave a brucola, il gli adattatori per le varie misure del manubrio. Vediamo, qui c'è anche scritto 28, 22. Questa qui è da 25, quello che esce già. Si apre e si va a sostituire nel caso l'adattatore. Questo è da 25, a seconda di quello che ci serve lo mettiamo. E poi c'è quest'altro qui che ovviamente dovremo sostituire con questa nera togliendo la blu. Adesso mettiamo un attimino posto e vediamo gli altri pezzi. Questo qui quindi è l'adattatore universale. Come è giusto che sia, si fa un po' di fatica. Facciamo così, tanto dovremmo montare tutto, quindi ecco, c'era lo scotch. Dietro adesivo 3M, quindi di ottima qualità. Alcol per pulire la cover e le istruzioni. Questo qui andrà attaccato così. E infine il caricatore. Caricatore USB. Sempre istruzioni, altri adesivi e questo qui è il caricatore.
qui è per collegarlo alla batteria. Noi lo collegheremo direttamente invece sotto chiave. BZ900 già due, un positivo e un negativo già pronti per fare, diciamo, questi tipo di lavori qui. E niente. Ci vediamo per il montaggio e per la prova. Allora, per il montaggio, quindi l'assemblaggio del quadro, che è veramente facilissimo, ho sostituito questa qui, la leva blu, con quella nera, semplicemente alzando qui, togliendo questa parte in acciaio, questa piccola molla, facendo un pochettino forza, quindi girando al contrario, si è sganciato questo qui blu, ho inserito il nero. Ed è a posto. Poi bisogna montarlo ovviamente sul supporto. Quindi metto prima il caricatore. Ovviamente se non avete il caricatore va direttamente questo qui sopra, altrimenti c'è anche l'antivibrazione. Ovviamente questa qui è l'ultima parte che, quindi quella che va a contatto col telefono. Già ho attaccato l'adesivo, quindi quello universale alla cover, e devo dire che veramente si sente subito che attacca veramente molto molto bene. Quindi posiziono questo qui sopra, come vedete va praticamente a diversi scatti, in modo che potete posizionarlo proprio come volete voi. Adesso ve lo faccio vedere così, quindi non sulla moto. Poi una volta messo sulla moto, ovviamente a seconda di come voglio vedere il telefono, quindi se magari ho più spazio per tenerlo storto il telefono obliquo, a seconda di come voglio posizionarlo andrò a girare i vari pezzi. Adesso li monto tutti quanti diritti, quindi prima il caricatore, poi ci mettiamo questo qui, lo metto di così, perché ovviamente poi una volta che vado a premere si sgancia. E poi per finire chiudo con questo. Esce già la brucola, quindi la chiave a brucola già esce, come abbiamo visto, dalla confezione. Non faccio altro che stringere. Adesso non stringo fortissimo, anche perché è soltanto per far vedere il montaggio. Vado a mettere il telefono nella cover, premo la levetta, metto il telefono un pochettino obliquo. Ecco qui. Solido, non si muove, sembra veramente fatto molto molto bene, molto resistente. Per toglierlo non faccio altro che premere la levetta, girare, ruotare leggermente il telefono ed ecco qui. Passiamo adesso al montaggio sulla nostra Z900, sulla mia Z900, e quindi tutto il cablaggio per far funzionare ovviamente il caricatore USB. Io per comodità, siccome non esce lo sportellino, per evitare quindi che quando non lo utilizzo entri polvere, ho comprato dei gommini appositi per presa USB, e quindi ci andrò a mettere quello lì nel momento in cui non lo sto utilizzando.
abbiamo visto come si comporta, quindi il quad lock a velocità un pochettino più sostenute. Qui adesso invece è una prova in strada, sto registrando l'audio dopo in modo che sia il più chiaro possibile. Come potete vedere, praticamente il cellulare non vibra minimamente. Ovviamente potete metterlo sia così come in verticale, come si vede dal video, ma anche in orizzontale. Nonostante qui sia un pochettino più in città, quindi anche con le disconnessioni non c'è nessun tipo di problema di vibrazione al telefono. Quindi direi che è sicuramente un ottimo prodotto. Sono molto contento di averlo acquistato e dopo averne provati diversi, devo dire che questo qui è veramente, veramente ottimo. Quindi lo consiglio e nel caso fatemi sapere se anche voi vi trovate bene. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Spero di riuscire a pubblicarlo quanto prima. Meteo permettendo, spero di riuscirvi a portare un bel giretto in moto, per i passi del Trentino.